Tra i figli di Berlusconi e Marta Fascina è iniziata la lotta per il riconoscimento dell'eredità e si scontrano in un duello senza esclusione di colpi. Potrebbe essere considerato nulla, secondo le leggi italiane, lo sfratto di Marta Fascina da Villa San Martino, intimato dai figli di Silvio Berlusconi. La normativa in questione è la cosiddetta legge Cirinnà, che tutela il diritto all'abitazione del convivente dalle richieste restitutorie dei successori del defunto, concedendo un periodo di tempo ragionevole per cercare una nuova casa. Secondo la legge, tale periodo minimo è di 2 anni, ma può essere esteso fino alla durata stessa della convivenza, con un limite massimo di 5 anni entro cui l'immobile deve essere restituito agli eredi. Nel caso di Marta Fascina, la sua convivenza con Silvio Berlusconi durava da 3 anni, quindi, secondo la legge, la sua permanenza a Villa San Martino sarebbe tutelata fino al 2026. Naturalmente, quanto stabilito dalla legge può essere superato da un accordo tra le parti coinvolte. Quindi, un accordo dovrà essere raggiunto tra Marta Fascina e i figli di Berlusconi, non solo riguardo al diritto di abitare ad Arcore, ma anche riguardo al lascito di 100 milioni di euro destinati a Marta Fascina nel terzo testamento di Berlusconi. Molti esperti di successione ritengono che tale testamento sia nullo, in quanto preceduto nel gennaio 2022 da una condizione causale. Se non dovessi tornare dal San Raffaele, che non si è verificata, dato che Berlusconi è tornato dal ricovero al San Raffaele pochi giorni dopo. Per evitare potenziali contenziosi legali, che avrebbero sicuramente una risonanza mediatica significativa, è possibile che le parti trovino un accordo. Sia sul riconoscimento a Marta Fascina, al di là della validità di quel testamento, sia sul periodo di permanenza di Marta stessa a Villa San Martino. Il primo round è stato quindi vinto da Marta. Ma riuscirà a mantenere anche l'eredità di 100 milioni che le ha lasciato il suo Silvio?